particolare. Mi sono permesso di leggere e scrivere una breve relazione che accompagnerà la delibera. Io voglio ringraziare naturalmente il delegato all'urbanistica nella prima e nella seconda fase del progetto di città possibile che è Stefano Ciccariello. Quindi in questo contesto parlo anche a nome di Stefano, perché rappresenta una coesione la maggioranza intorno a questo patto. Il comune di Bellizzi, fin dalla sua costituzione, legge regionale numero 1, del 2 gennaio 1990, ha dedicato molte delle sue energie per costruire un contesto di sviluppo urbano con una prospettiva sociale e a misura umana. Recuperare e riattivare al meglio gli spazi della propria comunità in un contesto altamente congestionato urbanisticamente non è stato facile. La posizione strategica del nuovo territorio, del comune di Bellizzi, del nostro territorio, si pone come area di cerniera tra i Monti Vicentini e la Piana del Seta. Bellizzi può davvero rappresentare la città dei servizi e dell'accoglienza nel breve e nel lungo periodo. Ad avvalorare queste caratteristiche è la funzione che avrà l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e la nuova stazione le nuove stazioni della metropolitana leggera sono a ridosso del comune di Bellizzi. Infatti, la nuova aerostazione, quella sì, e tutti i servizi annessi dell'aeroporto ricadono nel comune di Bellizzi. Da non trascurare naturalmente la valutazione delle aree agricole protette per via delle coltivazioni intensive di prodotti dichiarati GP, non ultimo. La comunità europea ha dichiarato la nostra rucola prodotto di qualità e le produzioni che già venivano svolte all'interno del comune di Bellizzi, nelle aree del comune di Bellizzi, della quarta e la quinta gamma, che abbiamo naturalmente inteso salvaguardare all'interno del piano, ponendo dei vincoli. Elemento non secondario naturalmente rappresenta la realizzazione e il completamento del distretto industriale, commerciale e artigianale, oggi ben definito. Come sapete, Bellizzi, quando ha ereditato l'autonomia, ha ereditato anche il PDF. E paradossalmente avevamo tre aree industriali e artigianali, quella al di sotto della stazione ferroviaria, quella al di sopra, che era la via 164 per Monte Corvino Novella, e l'altro all'ingresso del comune di Bellizzi, area industriale, che grazie alla capacità tecnica, ripeto, del team che ha lavorato in questi anni, perché non potevamo fare gli struzzi mettendo la testa sulla sabbia, perché c'erano case e abitazioni in aree industriali artigianali e quindi si sfuggiva letteralmente al controllo. Quindi oggi con un distretto unico siamo riusciti a dare una prospettiva coerente a una comunità. E inoltre la delocalizzazione e la riattivazione delle piccole e medie imprese del centro urbano rappresenteranno la vera riqualificazione del centro cittadino di Bellizzi. Sapete che noi abbiamo un territorio di 9 km quadrati, abbiamo degli interessi all'aeroporto, ma abbiamo anche degli interessi sul vecchio patrimonio degli usi civici che affacciano a mare, che prima o poi noi andremo a risolvere con Monte Corvino Novella, perché per noi rappresenta, come si può dire, la nuova economia per l'autogestione economicamente del comune di Bellizzi. Aree che sono completamente abbandonate, un pezzo è stato affrancato, altro no. C'è quindi un problema, devo dire, la rigidità di Monte Corvino Novella, la poca fortezza politica ma anche la poca lungimiranza, perché in questo momento teniamo ingessati su un patrimonio straordinario e lungo, non solo Monte Corvino Novella per le aree boschive, ma anche il comune di Bellizzi per le aree demaniali, gli usi civici, che potremmo noi capitalizzare anche in virtù di una normativa che impone agli usi civici di proprietà dei comuni di cartolarizzare e monetizzare queste risorse, che per noi rappresenta un patrimonio enorme per la comunità di Bellizzi. Quindi,